Questo intervento porta l'efficienza del nostro termovalorizzatore di Brescia dall'84 al 98%. Come fa? Recupera il calore dei fumi che usciva prima di questo intervento a 140 gradi di temperatura e recuperando circa 70 gradi, quindi i fumi usciranno a 70 gradi di temperatura, riesce a fornire calore per scaldare 12.500 nostri cittadini a Brescia, sostanzialmente a CO2 zero, perché è calore che era già prodotto dall'impianto. Quindi è una grande efficienza del termovalorizzatore sfruttata dall'impianto di teleriscaldamento di Brescia e sempre quindi nella direzione della decarbonizzazione della città. Quindi non viene bruciata una quantità maggiore di rifiuti? No, no, assolutamente. La quantità di rifiuti è la stessa, cioè un limite che è fissato appunto dalle autorizzazioni. Semplicemente stiamo arrivando allo spreco zero, perché quando hai un'efficienza al 98% è chiaro che a questo punto quello potenzialmente recuperabile rimane davvero pochissimo.